L'IT si dipinge. 60 studenti e gli allievi dell'Accademia di Pittura Eni Group Club si sono adoperati nell'ultimo mese in un inedito progetto di pittura che nasce da una intuizione di Giacomo Alessi, presidente del Consiglio d'Istituto e componente del direttivo dell'associazione dopolavoristica Eni Group Club Gela. Realizzati due dipinti di paesaggi moderni su tele con colori acrilici. La finalità è stata quella di avvicinare alla cultura pittorica ragazzi che provengono da studi prettamente tecnici. I lavori sono stati seguiti dall'insegnante dell'Accademia del Club, Valentina Catalano. L'obiettivo dell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico Morselli è quello di offrire la più ampia gamma di possibilità di offerta formativa ai nostri studenti. La collaborazione con l'Eni Group ci ha dato la possibilità di mettere alla prova questi studenti nell'area della pittura. Presso la nostra scuola il disegno si fa, ma è disegno tecnico, non è disegno artistico, quindi con questa occasione gli studenti hanno potuto mettere un po' a frutto la loro sensibilità e grazie alla bravura, alla pazienza della maestra, la dottoressa Catalano, sicuramente sono emerse delle abilità di questi studenti. Ma il nostro obiettivo non era solo questo, era anche quello di aprirci al territorio, di iniziare delle collaborazioni durature con soggetti sensibili alle problematiche degli studenti. In particolare mi sento di ringraziare il presidente dell'Eni Group, il signor Catalano, con il quale abbiamo solo iniziato oggi una collaborazione che proseguirà nel futuro e che comporterà l'avvicinamento dei nostri studenti anche ad altre attività, in particolare non solo artistiche ma anche sportive. Quando la signora Viscuso e mi ha parlato di questa iniziativa, onestamente ho colto la palla al balzo, perché diciamo che questo è il fine ultimo dell'Eni Group Club, cioè l'aggregazione tra i giovani. Da sempre portiamo avanti certe iniziative non solo sportive ma anche culturali, rivolte ai giovani non solo, ma anche a tutte le fasce di età. La collaborazione con la dirigente scolastica, la signora Ciotta, è stata molto proficua. Abbiamo realizzato questa manifestazione di pittura che si è svolta in due giorni e oggi c'è la chiusura, quindi il terzo giorno. E siamo molto contenti intanto della collaborazione, ma soprattutto di quello che è nato da questa collaborazione, cioè non solo quello che ha prodotto, ma anche il tipo di entusiasmo che è emerso tra i giovani.